Approfitto invece della sua esperienza, che tra l'altro lei ha pubblicamente dichiarato, no? Con la malattia di sua moglie, per cercare di convincere ancora tutti coloro che non riescono a capire quanto si può danneggiare anche una persona che è immunodepressa, no? Che ha le difese immunitarie molto basse. Cioè, noi pensiamo semplicemente a noi stessi, a quanto stiamo bene noi, e invece non si riesce a comprendere qual è il danno che si può trasmettere a quelli più deboli. Sì, mia moglie ha avuto un trapianto di midollo per una leucemia e l'ha avuto 1 anno e 3 mesi fa. E quindi è un punto immunodepressa, ha le difese immunitarie più basse di una persona, diciamo, che non ha avuto quello che ha avuto lei. E per lei dunque è molto pericolosa questo virus, perché ovviamente la può attaccare in modo più forte. E noi pensiamo agli anziani, peraltro, come posso dire, sono la spina dorsale del nostro paese. Però abbiamo visto prima un ragazzo che sta così, che era forte, e persone che, come mia moglie, invece sono più fragili. E dunque, ed è per questo anche che io non commento le misure del governo, perché penso che ci sono momenti nella vita in cui bisogna semplicemente obbedire. Poi ognuno di noi ha la sua opinione, ma chi ha una voce pubblica come me deve essere molto prudente nel dare questa opinione, perché influenza gli altri. Allora, la mia opinione oggi è: state a casa e rispettate in maniera stringente quello che il governo prescrive.